How's it going? Welcome back into my channel, io sono Mr. Nobody. E forse, sì, lo vedete alle mie spalle, quello è il vulcano di Tenerife. Ci troviamo a 2100 metri in questo momento e stiamo per fare una cosa che faccio una volta al mese praticamente. Gli assaggi con Oscar, delle cose strane dal mondo. Abbiamo fatto quello di cose cinesi, giapponesi un mese scorso. E il mese prima abbiamo fatto quello delle cose inglese. In questo caso, visto che il contesto è perfetto con il vulcano di Tenerife alle spalle, che fa parte della Spagna, e il deserto del Nevada, no, in realtà non è il deserto del Nevada, però ricorda molto quello di Breaking Bad e quelle cose lì, stiamo per assaggiare degli snack e del cibo tipico spagnolo che abbiamo comprato al supermercato 2000 km a valle da qua prima. Che cosa che hai portato, Oscar? Ve lo faccio vedere. In pratica sembrano delle banane, ma si chiamano platani, che se le vedete sono delle banane forse un po' più grosse, un po' più lunghe e dure. Credo che le abbiano tagliate e fritte nell'olio di oliva, sì. Belle pesanti, sì. Insomma. Ah, piccante, cioè piccanti però. Ci ho soggetto la mia spalla. Ah, ma sembrano dolci, sanno di dolce. Vero? Strange, yeah. No, sono buonissime. Sì. Sembrano esattamente delle banane disidratate, però sono buonissime. Senti? You can eat it everywhere, like. Non sono di banane, sono un po' patatine. Perdonate la bocca piena. Ma è il mio video, posso fare quello che voglio. E poi questo loco di uno spagnolo mi ha detto: assaggiamo queste cose qua. Ci sono anche in Italia, se non sbaglio, e anche in Inghilterra, un po' tutte le parti del mondo, credo. Credo sia la cotenna del maiale fritta. Che li chiamano cicciole in Italia, se non sbaglio. It's più different because this maiale is from here, from Tenerife. It's kind of sabbat. Maial. In pratica, non so se avete capito la spiegazione in inglese che mi ha fatto Oscar, è che sono fatti non con i maiali normali, i maiali d'allevamento, ma sono fatti con i maiali selvatici, quindi credo il cinghiale, una cosa del genere. E con le nocciole e le arachidi? O le mangiano i maiali? No, le mangiano i maiali. Cannibal. Non che si mangiano questi snack i maiali, no. Oscar! Far mangiare i maiali altri maiali. Oscar, no. Che bello. No, ma sa di pesce sta roba. Perché sa di pesce? Ciao. Siamo in un nuvolo di drago. I just want to see your face. How is it? In realtà, solitamente noi facciamo... Questa è la gravità dei 2100 metri, non ci sono abituato. Mi fa cadere. In realtà noi solitamente facciamo un sacco di facce brutte perché assaggiamo sempre del cibo che è davvero molto strano e che quindi non ci piace. In realtà in questo caso... sono snack buoni, ma abbiamo lasciato il peggio per dopo. A questo punto ci tocca assaggiare il terzo snack della giornata. Cos'è che sono questi, Oscar? Ah, calamari cotti con il loro inchiostro. Però siamo partiti preparati, ci siamo portati delle posate di plastica per assaggiare queste cose qua. Ho detto questa cosa molto veloce perché così ottimizzo i tempi, anche perché sto congelando. Questo è il motivo per cui sei vestito come un evidenziatore, Oscar. No, bless me. Vi faccio vedere il colore che hanno queste cose qua. Perché mi hai fatto comprare queste cose? Calamari cotti nell'inchiostro delle Bic. No, l'odore non è male, sa di... di pesce. Ma è buonissimo. In realtà sono anche affamato perché è da stamattina alle 8 che non mangio e sono le 6 di sera. Oscar, fammi mangiare un'altra cosa, poi ti faccio assaggiare a te. Approvatissimo questo calamar Enzo Tinta. It's fucking cold. In pratica finirò col mangiarmi la scatola intera. We got here, I'm not sure about, because we only can find this Tenerife. It's kind of Fanta Fresa. Fresa it's strawberry. It's... Comunque potrebbe fare anche lui dei video. È un prodotto proprio delle Canarie, quindi è una roba qua delle isole. Guarda come sta diventando bravo Oscar a fare i video. Buono? No, dolore. Dolore? L'odore? È l'olore. Sì, hai detto dolore. Dolore! Dolore visto. Ah. Pain. Ma che colore ha? Pink. It's like a gum. Chewing gum. Chewing gum, yeah. Niente. È chimico. Il gusto è quello della Big Bubble. Oh, no, non ce la faccio. È finto. Questo lo usa per pulire i pavimenti, sta a fare. Fa schifo. Ok, a questo punto praticamente siamo al quinto snack. Non so come tradurre questa cosa qua. Com'è che si chiamano? Navajuelas. Sono delle sorte di molluschi lunghi, mi hai detto, Oscar, vero? Proviamo. Secondo me vado fuori di testa con queste cose qua io. Adesso finirò con mangiarmi un'intera scatoletta di... navajones. Navajuelas.
Nava quelas. Comunque non so se avete notato il cambio di scena. Si riesce anche a vedere la cima del vulcano da qua. Senti il rumore? È incredibile, non c'è nessun rumore. L'aspetto è agghiacciante. Molto, molto agghiacciante. Ma secondo me sono molto buone queste cose. It's a bit more bigger and shorter. Sono quasi delle vongole giganti praticamente, guardate. Sì, più o meno. Vabbè, ma sono buonissime queste cose. Non so come tradurre in italiano. Navajones. No. Questo quindi è il sesto snack o cibo tipico di Tenerife, delle Canarie. Sta arrivando una nebbia incredibile. Aspettate, se vi faccio vedere il behind the scene. Silent Hill? Non so se l'avete muoversi, ma si sta muovendo la nebbia o comunque le nuvole basse. Ma continuiamo con il sesto snack, in questo caso è polpo in scatola con aglio. Very strong. Se questo cibo lo trovi anche in Spagna, però quello che diceva è che questo è molto più buono perché sono tutte scatolette inscatolettate qui a Tenerife, nel senso che il cibo viene fatto qui alle Canarie, insomma. E quindi anche per lui sono molto più buone queste cose qua rispetto a quelle che trova in Spagna. Questo era un po' il sunto della cosa. È fatto di gelatina. Non è troppo bello da vedere, eh. It's a good one. Sì, è buonissimo. Adesso siamo scesi un po' di quota, siamo a 1800 metri e fa comunque freddo. Probabilmente riuscirò a prendermi il raffreddore o la broncopolmonite da Tenerife io. Mi fermo un secondo da questo assaggio degli snack per fare tipo un appunto sulla cosa. Ci vedete mangiare le cose all'interno del Parco Nazionale di Tenerife? Però ogni singola cosa che stiamo mangiando, carta, cartaccia, pezzo di plastica, eccetera, lo stiamo buttando nei bidoni. Perché abbiamo visto un sacco di gente comportarsi nella maniera più assurda possibile e lasciare la roba in giro nei più bei posti di Tenerife. Ricominciamo con l'assaggio degli snack. Ok, quindi la settima cosa in questo caso è del patè iberico. Ma cosa mi hai fatto comprare? You're gonna love this thing. Fegato di maiale patè. Oh no! Is it normal, dai. No, non si può fare, dai, no, oh no. Sì. Ma sei sì. Serio? Sì. Fa schifo. I will take this part for you. A nonna. A nonna chi, dai? Devo assaggiarlo io? Ah, perché, certo. No, ovvio. È un misto tra simmental e cibo per gatti. No, è buono subito. Fa schifo. No! Sì, a nonna, a nonna. No, è un gusto troppo forte. Yeah, it's strong for the people that normally don't eat. Si fa mangiare, però ha un gusto davvero fortissimo. Fuck sake, it's so cold! Fa troppo freddo. Ottava cosa della giornata, assaggi spagnoli. This is from a region of the north of Spain, close to Galicia. Fagioli con carne in scatola. Freddi. A 1800 metri di altezza. Questo è chorizo. Sì. Ma non andrebbe riscaldato Mr. Novari? Sì, ma normalmente non mi porto i microonde sui vulcani. Ma è buono, eh? No, è molto buono. Però forse è il caso che andiamo da qua perché sto congelando. No, tu stai tremando le mani fucsia, no? Tu no. A questo punto siamo arrivati agli ultimi due assaggi della giornata. A parte quanto è stanco Garrincha. Siamo svegli da una cosa come 20 ore praticamente. In realtà poi c'è anche un assaggio bonus che me l'ha fatto comprare Garrincha solo perché fa un po' rima con il suo nome, il gaspaccio. Il gaspaccio andaluz. Non so cosa sia. Quello lo facciamo per ultimo, così mi per sciacquo ultimo, la bocca. Sì, sì, sì. Così se mi fa schifo muoio. Ora, quindi io vorrei cominciare con... Oh dear god. Cos'è che sono? Anguilas. Mini anguille in barattolo. Angulas. E se non lo sai tu lo spagnolo? Ok, non lo sa neanche lui, quindi sono dei pesci che siamo delle anguille nane in barattolo. Il più rumore questo della nostra conversazione. No, ma non si può fare. Sa di aglio ed è mezzanotte e mezza. Fatemi assaggiare questa cosa qua. Non ne ho proprio... Il gusto è buono, è la consistenza di queste cose qua che sono dei vermi in bocca e si spaccano e si... sta finendo il barattolo, ma perché non ha mangiato neanche lui tutto il giorno? Sì, è un po' un casino starmi dietro durante le mie giornate di riprese. Mangio colazione e poi forse mangio durante la giornata.
forse. A questo punto, l'ultimo assaggio solido della giornata. Sono uova di pesce, uova di pesce. But I don't know what fish it's. Se l'odore peggiore del mondo, comunque. Strange, I didn't remember like that. Capito, cioè, anche lui fa schifo l'odore. No, ho capito cosa stai dicendo, ma non capisco. Ma buono? No. Sa di pongo. Pongo? Pongo. Cos'è pongo? Come si dice in inglese? La pasta modellabile sa di pongo, vero? Anche se non sa cos'è il pongo. No. Non è buono. Si è lasciato tipo due pezzi. Dove stai andando? Sabbia e pongo con il limone. Oh, pulisciti la bocca con delle anguille, va? Ok. Con cosa hai fatto? It's made with tomatoes, cetrioli, aglio, white bread. Ma si beve così questo? Secondo me mi sta prendendo in giro, perché secondo me questa cosa va scaldata tipo una zuppa. Non bevuto così. Ma non scende. Oscar, non scende, è densa questa. Basta. Però è molto buono. È buono. Sì, sembra diversa una zuppa però. Fredda. Well, this is what Spanish people drink in summer. Ah. A questo punto, con questo nostro brindisi notturno con del gazpacho, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. E that's it. Take care and see you later. Ciao. Ciccione! Puto! Cosa fai?